L'ex magistrato Raffaele Guarinello terrà un incontro giovedì 29 febbraio a Biella nel salone della Camera del Lavoro in Via La Marmora per parlare di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. La giornata di studio e riflessione è l'occasione per Daniele Mason, segretario CGIL con delega salute e sicurezza, per commentare dati relativi ai morti e agli infortuni sul lavoro accaduti nel biellese nel corso del 2024. Afferma Mason, si tratta di numeri impressionanti che confermano quanto ancora è sottovalutato il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro. I morti nel nostro territorio, ci rivelano i dati ufficiali e riportati dalle statistiche dell'INAIL, da un anno all'altro sono passati da 0 a 4, mentre gli infortuni da 1275 a 1132. Una cifra quindi leggero calo, ma ancora superiore al migliaio a conferma della drammaticità della situazione. Inoltre lascia molto sorpresi la quantità di denunce per malattie professionali. Solo 50 nel corso dell'anno, un segno che rivela la paura dei lavoratori nel denunciare quanto capita loro per timore di ritorsione o addirittura di perdere lavoro. Aggiunge ancora il sindacalista. Le tabelle confermano altre informazioni drammatiche. L'età media delle persone che subiscono infortuni è molto alta. Su oltre 43.000 infortuni sul lavoro nel 2023 in Piemonte, quasi 15.000 sono stati subiti dai lavoratori con oltre 50 anni. Drammaticamente eclatante il caso dell'operaio di 66 anni morto a Rivoli all'inizio del mese, ad un età in cui bisognerebbe stare in pensione a guardare i propri nipoti. Conclude Mason. La tutela della salute dei lavoratori deve essere una priorità assoluta e alle parole devono seguire azioni concrete. La sicurezza è un fattore di civiltà e responsabilità collettiva. Un paese non può definirsi civile se ha più di 500.000 di infortuni e oltre 1.000 morti in un anno.